Mese tranquillo questo gennaio appena trascorso, forse un po' troppo, almeno per gli utenti console. A mandare avanti la baracca è stato sostanzialmente il PC, dove si sono visti titoli indie di eccelsa fattura, punta di diamante, di una lineup varia quanto mai. Sia i runner-up che il nostro gioco del mese, insomma, arrivano da questo mercato in discreto fermento, che vive una nuova epoca d'oro. Il nostro primo runner-up è Nidhogg, arrivato su Steam dopo qualche anno di gestazione ed un discreto numero di riconoscimenti portati a casa. Si tratta di un arcade pixellosissimo, sviluppato con poche risorse e caratterizzato da un'estetica spicciola e spartana. Resta però un gioco adrenalinico e compulsivo, in grado di aggrapparsi al vostro spirito agonistico e trascinarvi in una serie interminabile di duelli. Che si giochi contro l'IA o contro un avversario umano, gli scontri di scherma proposti da Nidhogg sono battaglie rapidissime e stremanti, giocate sul tempismo, sui secondi e sulla precisione matematica dell'atto. Segue a ruota Blackguards, titolo con cui Daedalic Entertainment si stacca dalle avventure punta e clicca per calcare nuovi territori e ci consegna un RPG strategico di discreta fattura. Blackguards mette in mostra un gameplay profondo e appagante, ricco di sfumature e pieno di variabili. La storia è appassionante e raccontata attraverso linee di dialogo tra l'epico e lo scanzonato. Complesso e divertente, Blackguards insegue le orme di King's Bounty, riuscendo a lavorare anche su un immaginario fantasy davvero ben concepito. Impossibile poi non citare Strike Vector. Sviluppato da Rage Quit Entertainment, il titolo è un tributo agli arena FPS che andavano di moda tanti anni fa. Qui tuttavia saremo a bordo di rapidissime navicelle che sfrecciano a tutta velocità per duelli all'ultimo frag. I ritmi sono altissimi per un titolo fortemente skill-based, che non si fa mancare nulla dal punto di vista contenutistico. Ci sono diverse modalità e molte arene, che oltre a dimostrare una buona diversità sul fronte del level design, riescono ad innescare strategie particolari per combattimenti aerei spinti e velocissimi. Per dovere di cronaca si segnala anche l'uscita di Broken Age, anche se il titolo di Tim Schafer e della sua Double Fine non rientra proprio di diritto fra i nostri runner-up, dal momento che è stato spezzato in due episodi. Così come per Broken Sword e The Serpent's Curse, sarà solo alla fine il momento di tirare le somme. La nuova avventura di Tim, tuttavia, sembra già molto promettente, superando il canone classico con scelte di design indovinate e originali. Non poteva che essere The Banner Saga il nostro gioco del mese. Il titolo sviluppato da Stoic è una nuova pietra miliare del genere. L'incedere lento e a tratti ripetitivo dell'avventura strenua i giocatori lungo un viaggio fatto di perdite e sconfitte, dolori e rabbia repressa, senza alcuno spazio per i momenti felici, sebbene qualche battuta fredda e acuta a volte rompa i malinconici ghiacciai delle terre che esploreremo. Proprio alla scoperta di questa strana mitologia norrena, insieme alla trama da vivere di giorno in marcia in giorno in marcia, attanagliano l'utente in quello che non esitiamo a definire come un titolo imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi. Terribile e affascinante, l'esperienza tattico-strategica di The Banner Saga recupera alcuni dei tratti che hanno reso grandi i migliori esponenti del genere, ma riesce a proporre un suo punto di vista, con dinamiche ben studiate e una grande personalità.